Purtroppo c'era una perturbazione che proveniva dal nord Europa e si è spostata verso la Sardegna, la Sicilia e la Calabria, portando forte maltempo su queste regioni, e fino è stato all'alerta giallo. E i venti hanno soffiato tra sud-est e sud-ovest, e quindi la perturbazione ora sta passando. Ma in questo c'è un'altra perturbazione in arrivo, che proviene dal nord Africa e si sposta verso la Sicilia, la Calabria e la Puglia. Ma c'è grande maltempo su questa zona qua. L'opinione meteo, lei è d'accordo? L'opinione di Peppo mi sembra di essere molto bene, però vedo che il tempo si sta molto riprendendo. Cerchiamo di aggiornarsi anche per vedere un po' di gente in più, di mangiare un cornetto, qualcosa di confortare con la gente magari come noi. Ah, bene, bene. Allora... Quindi io vorrei avviare verso i saluti. Ah. Perché ieri sono andato ad Atrivolta e mi hanno chiesto i saluti di tutta la città di Atrivolta. Salutando Carmen e Rosita. Poi c'è Orietta Vicariello, la signora professoressa, e Katia dal Borgo Ferrovia. Bene. Vorrei un salutone e un bacio a tutti. Un bacione a tutti. Intanto, Morons, che albero è questo? Perché questo lo vedo che è un albero di... che vi devo dire, forse... Meteo Peppo forse può rispondere. Forse mi può correggere Meteo Peppo. Sarà un albero, non è una quercia, è un albero di giardino. Un albero di giardino. Meteo Peppo. Sì, è molto preciso, Meteo Peppo sì. Va bene, allora noi salutiamo. Io quindi darei lo studio, linea allo studio a Michele, che quello fa il telegiornale. E un forte abbraccione a tutta la redazione. Io saluto Angela e tutti gli artisti di Avellino con una buona domenica e una buona giornata per tutti. Michela non c'è oggi, ma ci sono io, linea a Ottavio. Linea a Ottavio Giordano.